Riprendo in mano il bellissimo libro di spiritualità di Don Ernesto Zucchini, Il fuoco dell'umiltà, vivere come Cristo affidandosi al Padre. Lo riprendo in mano dopo un po' di tempo che l'avevo lasciato da parte e ehm, siamo alla pagina 29 del capitoletto dal titolo L'umiltà è verità. Ecco, vedete, quando si parla di verità c'è sempre qualcuno a cui viene immediatamente l'orticaria. Eh, senza verità però non si può costruire niente, così è sempre stato. Don Ernesto dice che oggi c'è chi anche ferocemente vorrebbe farci credere che la verità in realtà è solo una nostra opinione più o meno condivisa, ma allora non è più verità, sarebbe un mettersi d'accordo, perché tutto diventa relativo. Paradossalmente solo il relativismo quindi per questi sarebbe la verità. Eh, non esiste verità se non che non esiste la verità. È una cosa paradossale e assurda, ma eh, i fautori del relativismo non riescono a capirne l'assurdità, la paradossalità. Da qui ne consegue che ciascuno può pensare quel che vuole, questa sarà la sua verità e tanto basta. Verità assolute o per tutti non ne esisterebbero per costoro. E questo è il mondo contemporaneo, quella dittatura del relativismo denunciata così bene da Papa Benedetto XVI per noi però vale il motto etiam si omnes ego non anche se tutti la pensassero così io no la verità esiste in realtà esiste ed è talmente concreta che si è, fatto ca si è fatta carne e venne ad abitare in mezzo a noi come dice San Giovanni al capitolo 1 l'umiltà Afferma che c'è un creatore, molteplici creature e che io sono creature, la creatura devo stare al mio posto e non posso mettermi al posto del creatore e dire ah, ma Dio ha fatto i dieci comandamenti, ma io ne scelgo qualcuno e qualcun altro faccio il contrario, in particolare sul sesto comandamento. Perché così mi fa comodo. No, no non funziona così. Perché questo vuol dire mettersi al posto di Dio, che è poi eh, la scelta che ha fatto Satana, che ha detto eh, non servirò. Ecco, eh, quindi c'è un creatore, ci sono tante creature e quest'ultime non possono e non devono mai prendere il posto del creatore, questo è il peccato. Concepiti, partoriti, educati nel peccato che è menzogna, abbiamo bisogno di comprendere chi in realtà siamo noi, quindi qual è la nostra origine, quindi vedete la domanda filosofica di sempre, chi siamo, dove andiamo? È la domanda a cui risponde la nostra fede, risponde la Sacra Scrittura, ma che in fin dei conti è una risposta di umiltà. E io rispondo che non mi sono fatto, non sono creatore di me stesso, non sono colui che si può rifare completamente l'ideale del self-made man dell'uomo che si è fatto da solo va bene per quanto riguarda gli affari la cultura la, la, e tante cose ma io non mi sono creato mi è stata data la vita me l'hanno data i miei genitori i miei genitori a loro volta l'hanno ricevuta e via via all'indietro fino a colui che tutto dona e niente riceve ed è Dio stesso il donatore il datore dell'essere della vita della felicità e questo per, per questo apprendere a fare Propria la volontà del Creatore è indispensabile se vogliamo conoscere noi stessi e il nostro destino. Se non capiamo qual è la nostra origine, non possiamo capire, non possiamo conoscere qual è il nostro destino. Io, creatura, che cosa possiedo di mio? Che cosa ho scelto e voluto io personalmente? A ben guardare proprio niente. Dunque, se accolgo quello che mi è stato dato e poi mi ha detto colui che è il mio creatore. Mio e di tutti, mi elevo al livello di quello che vuole Lui. Essere partecipe di Lui che è qualcosa di infinito. L'uomo, negando i dati della fede, negando la propria creaturalità, negando Dio, si sminuisce, crede di ingrandirsi, ma è un pochino come un bambinetto di due anni che e fa i capricci e, e dà le botte al papà e alla mamma. Non può far niente, non... e purtroppo l'uomo ateo, l'uomo che positivamente vuole cacciare Dio dalla sua vita, eh, compie questa scelleratezza che porta alla sua autodistruzione. E essere partecipi di lui quindi è qualcosa di infinito. In questo c'è anche ogni giustizia, perché la giustizia la è rendere a ciascuno il suo. E che cos'è suo di Dio? È rendergli quell'onore, quella gloria che gli vengono dal fatto che Lui è il datore di tutto. Riconoscere che Dio è Dio è un atto di giustizia e riconoscere che io non sono Dio, che io non mi sono creato, che io non mi posso dare la legge morale, non la posso fare a mio uso e consumo, è un atto di giustizia e fare il contrario invece è impietà in e ingiustizia. Ed ecco quindi che si capisce come la verità e l'umiltà sono la stessa cosa. Non potrò che effettivamente quindi riconoscere i miei doveri e i diritti di Dio. Certo, chi ha i maggiori diritti, perché è colui che ci ha dato tutto, è Dio, cui dobbiamo innanzitutto il riconoscimento che Lui è, che Lui ci ama, che Lui ci ha creati, che ci ha dato. Delle leggi di funzionamento, diciamo così, il, il bugiardino su come funziona la nostra esistenza e dobbiamo seguire questa, queste regole. Se vogliamo che la macchinetta uomo funzioni, altrimenti rischiamo di mandare in cortocircuito tutto quanto e mandare tutto uh, che si, si consumi, che si bruci e che non funzioni più e che non dia più nessuna gioia, nessuna soddisfazione, anzi, che bruci all'inferno. Ma nel contempo dobbiamo riconoscere i diritti di tutti gli altri esseri, perché certo che i supremi diritti sono quelli di Dio, perché è l'essere supremo. Ma anche gli esseri, anch'io siamo eh, portatori di diritti. Solo l'umiltà, che è verità e giustizia, riconosce, e rispetta fino, fino in fondo i diritti di Dio, creatore, del prossimo, vicino, lontano e anche di se stesso. E, e qual è il mio primo diritto? Il mio primo diritto è di eh, essere riconosciuto per quello che sono e che cosa sono io. Io sono una creatura, una creatura che profondamente aspira all'assoluto, cioè al creatore. E quindi il eh, primo atto di giustizia nei confronti di se stesso è quello di aprirsi alla dimensione trascendente e eh, riconoscersi bisognosi di tutto eh, perché tutto ci viene donato. È eh, bellissimo questo perché eh, poi coincide in maniera quasi perfetta anche con la grande, l'autentica filosofia, come per esempio i, i grandi detti di, di Socrate, che è stato veramente un grande maestro in questo, eh, che combatteva contro i sofisti che invece usavano della conoscenza solamente come strumento di potere, di interesse. Lui dice no, io so di non sapere e riconosce la propria la propria umiltà sostanzialmente. Ma eh, da un punto di vista poi cristiano sappiamo che l'umiltà è il primo passo e forse anche l'ultimo per poter incontrare Dio che è l'unico veramente che eh, dà senso alla nostra vita e che ci rende felici. Vi suggerisco quindi di acquistare il libro di Don Ernesto Zucchini Il Fuoco dell'Umiltà. Lo potete trovare sul nostro sito www.fedecultura.com o qui sotto trovate tutte le indicazioni, il link per acquistarlo. Eh, acquistatelo, leggetelo, leggetelo come piccola lettura spirituale prima di andare a letto o appena alzati, tanto ogni singolo capitoletto lo potete leggere in non più di un minuto e mezzo. Vi sarà di grande aiuto per vivere. Eh, con più eh, profondità, con più senso la vostra vita cristiana, la nostra vita cristiana e anche vi invito a farlo sul nostro sito per sostenere fede e cultura nel nostro apostolato della buona stampa, l'apostolato della cultura, l'apostolato dell'intelligenza e della permanente formazione culturale e spirituale. Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.